Cosimo Menzella, l'amico di tutti, una persona umile, generosa, ben voluto da tutti i genosini. Lo hanno voluto ricordare ieri al Teresa Miani con un torneo di calcio giocato dai più piccoli. 14 squadre provenienti dal sud Italia solo per ricordare Cosimo, la sua allegria e la sua disponibilità. Un uomo che rimarrà nei cuori di tutti noi, nei cuori di chi lo ha conosciuto e di chi gli ha voluto bene. Ginosa è anche questa e lo sport spesso serve anche soltanto per socializzare e ricordare grandi persone. Siamo con Vincenzo Ribecco, il presidente della AS di Ginosa, che ha organizzato tutto questo, 14 squadre, tutti bambini, perché? Perché i bambini erano la gioia di Cosimino, Cosimino che ci ha lasciato in silenzio 3 anni fa, come era silenzioso lui, però faceva tanto rumore con la sua giovialità, la sua simpatia, amava tanto i ragazzi. E noi abbiamo avuto l'idea di organizzare questo modo di commemorarlo con i ragazzi che lui amava tanto. È stato il pilastro della AS di Ginosa. È stato un pilastro e una persona che nel corso degli anni abbiamo notato che era insostituibile. E... un memorial che è incominciato ieri, come si sta svolgendo, quante squadre, i bambini da dove provengono? Allora, il memorial, non ci aspettavamo questa partecipazione così numerosa, ringrazio tutti i partecipanti che hanno permesso di poter festeggiare, commemorare Cosimino. Vengono da Napoli, Lecce, Brindisi, Gravina, Gioia del Colle, Palagianello, non me ne vogliono chi dimentico perché... Sì, da Napoli in giù. Allora, cosa avranno i bambini? Il primo classificato come funziona? Vabbè, al di là dell'aspetto agonistico, sì, quello che importava è far sì che ci fosse questa giornata dove tutti i bambini potevano incontrarsi e festeggiare giocando. La cosa più importante è aver portato anche tanti ragazzi di fuori a Ginosa. E oltre all'aspetto sportivo ci sarà anche oggi nel pomeriggio una visita di Ginosa nella parte storica di Ginosa. Un plauso a Tonino Pizzuli, ex allenatore del Ginosa, che ti ha aiutato a organizzare tutto, no? Sì, lui è il mentore di tutto, lui insieme a Claudio D'Onofrio, ex giocatore del Lecce. E loro praticamente hanno organizzato tutta la manifestazione e stanno portando avanti un progetto calcistico con la scuola calcio del Ginosa, partendo proprio dai bambini più piccoli. Diamo appuntamento all'anno prossimo? Sicuramente dopo il successo che ha avuto quest'anno sarà ripetuta sicuramente, magari con la partecipazione anche di altre squadre. Allora, io ora sto guardando il pubblico, no? Praticamente sono tutti forestieri, ginosini non ci sono. Non lo so, non so che dirti, forse è passata sotto gamba questa manifestazione, nonostante sia stata pubblicizzata con manifestazioni, con manifesti, attraverso i network, eccetera. Forse il clima attuale di questa settimana, il clima politico, distrae da questo tipo di manifestazione. Ok, in bocca al lupo. Grazie, crepi.